Dunque. La prima rivoluzione francese, prerequisiti, crescita economico-demografica e debito pubblico, ma coda rispetto alla Costituzione degli Stati Uniti e quindi alla rivoluzione americana, piccola coda, ovvero bisogna considerare, l'avete letto ma adesso ve lo... un ulteriore organo istituzionale fondamentale degli Stati Uniti d'America, cioè la Corte Suprema, che più o meno è il corrispettivo della nostra Corte Costituzionale, ma diciamo al tempo stesso in parte anche della nostra Corte di Cassazione, insieme sia della Corte Costituzionale sia della Corte di Cassazione, ulteriore elemento di... argomento di educazione civica. Allora, la Corte di Cassazione in Italia è il massimo livello della giustizia penale, cioè è la Corte che stabilisce le sentenze definitive, che controlla le sentenze d'appello e quindi o le ratifica oppure le annulla. Quindi il grado definitivo delle sentenze penali. Invece la Corte Costituzionale è l'organo istituzionale fondamentale che ha il compito di controllare la costituzionalità di tutte le leggi, di tutti i provvedimenti governativi, di questo poi riparleremo. La Corte Suprema degli Stati Uniti appunto ha entrambe queste funzioni, è composta da nove giudici eletti a vita dai diversi presidenti della Repubblica, cioè quando uno di loro muore, il presidente della Repubblica in carica, il presidente degli Stati Uniti in carica, elegge il suo sostituto, che se non muore prima, appunto, dura in carica 9 anni. Se un giudice, è raro perché sono tutti giudici molto anziani, ma comunque se un giudice arriva al termine del suo mandato, naturalmente il presidente in carica in quel momento nomina il suo sostituto. Quindi, prego. Una domanda, quindi non è a vita, è per 9 anni. No, sì, scusate, ho sbagliato. Per 9 anni, di fatto spesso è a vita, ma di diritto è di 9 anni, non a vita. Sì, grazie della correzione. Cosa c'è da aggiungere? Gli emendamenti, i famosi emendamenti che adesso sono arrivati a 27, all'inizio erano 10. Gli emendamenti sono delle integrazioni successive della Costituzione, perché la Costituzione degli Stati Uniti d'America nella sua formulazione originaria è sintetica, è scarnissima, consta di, se non sbaglio, un preambolo e 7 articoli. In particolare poi successivamente le fu contestato alla Costituzione, costituenti, fu contestato di non aver pensato a garantire i diritti fondamentali dei singoli cittadini, e quindi già negli anni immediatamente successivi la promulgazione della Costituzione furono scritti e aggiunti 10 emendamenti, naturalmente emendamenti in questo integrativi, integrazioni per emendamento. Allora, definizione di emendamento: l'emendamento è qualsiasi modifica di una legge o di un documento ufficiale, ma la modifica può essere anche di una delibera del collegio dei docenti, del consiglio d'istituto, del regolamento, dell'attuale regolamento della nostra scuola. L'emendamento può essere l'eliminazione di una parola o di una frase o addirittura di un articolo. Può essere la modifica di una parola, di una frase, di un articolo, di più articoli. Oppure può essere l'aggiunta, l'integrazione di nuove parole, nuove frasi, nuovi articoli
Ok, quindi emendamento è un genere di molte modifiche diverse, no? Una modifica appunto di cassazione, una modifica di trasformazione e una modifica di aggiunta. Bene, 10 emendamenti che poi presero il nome di Bill of Rights, no? Di sarebbe legge dei diritti, tra cui naturalmente emendamenti appunto libertà religiosa, libertà, tra cui il famoso quinto emendamento che, di cui sentite parlare nei film polizieschi americani, in base al quale il poliziotto se arresta qualcuno deve dire hai il diritto di non dichiarare nulla, hai il diritto di chiamare un avvocato, hai il diritto. Appunto, il quinto emendamento è l'emendamento garantista, è l'emendamento che tutela i diritti del cittadino inquisito. Allora, adesso, per questione di tempo, non li leggiamo, però sul libro avete, forse qualcuno li ha già letti, avete, mi sembra, i primi 5 o 6 emendamenti e quindi per la prossima volta poi ve li leggete, non è che dovete poi recitarli a memoria. Tranne Valeria che siccome così è ispirata, Valeria imparerà a memoria perché gli piacciono, vero? Okay. Io Valeria ci intendiamo. Allora passiamo finalmente dalla rivoluzione americana, passando per la rivoluzione astronomica, arriviamo alla rivoluzione francese, la prima, ricordiamoci, la prima di tre rivoluzioni, perché i francesi, insomma, ai francesi piace. Avete presente anche i gilet gialli, ultima versione. Ok, allora, prerequisiti, cioè proprio i fattori strutturali di lungo periodo. Innanzitutto, la dinamica economico-sociale demografica nel corso più o meno dell'intero Settecento. Possiamo dire che dal 1700, almeno a partire dal 1700, soprattutto 30 in poi, vi è una intensa crescita della ricchezza, della produzione, del PIL e quindi anche della popolazione che arriva a toccare i 26 milioni di abitanti, quindi escluso l'impero russo, era lo stato più popoloso, il paese stato più popoloso dell'Europa. In particolare, appunto, la crescita si intensifica negli anni che vanno dal 1730 al 1756. Perché? Perché si ferma nel 1956? Perché c'è un relativo arresto, una relativa stagnazione? Perché nel 1956 scoppia la guerra dei sette anni, la famosa guerra mondiale dei sette anni tra Regno di Francia e UK, e quindi sapete la ripercussione, no? È un rallentamento, una stagnazione della crescita, ma la crescita riprende in modo invece ancora più impetuoso alla fine della guerra dei sette anni, quindi 1763, per un decennio, 1763-1773, grandissima crescita ancora più intensa, soprattutto agricola, perché era soprattutto, no, lo sappiamo, la Francia è un paese agricolo, ma anche in parte industriale, soprattutto a Parigi, soprattutto cominciava a crescere anche l'industria, mentre, lo vedremo più avanti, mentre nello UK stava ormai esplodendo la rivoluzione industriale, quindi dal punto di vista economico, no, lo UK, in particolare l'Inghilterra, era di gran lunga più avanti, non tanto in quantità di prodotto, ma quanto in qualità
di prodotto, perché appunto stava, mentre i francesi fanno la rivoluzione politica, gli inglesi stanno facendo, già a partire quantomeno dagli anni 80, dai primi anni 80 del Settecento, stanno facendo la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale mondiale. Quindi questo vi fa anche capire la differenza tra le due nazionalità, tra il carattere degli inglesi e il carattere dei francesi. Poi ne riparliamo, naturalmente poi il prossimo argomento sarà la rivoluzione industriale inglese, ma ricordiamoci che sono contemporanee, sono simultanee le due rivoluzioni. Punto, proprio. Bene, allora, nonostante quindi nel decennio 1763-1773 la Francia non abbia lo stesso livello di sviluppo, soprattutto qualitativamente, soprattutto in campo industriale, dell'Inghilterra, tuttavia ha una crescita notevole, in parte anche, soprattutto agricola, ma in parte anche industriale, in particolare nelle città come Parigi, Bordeaux, Marsiglia, Lione, quelle, diciamo così, appunto, più economicamente dinamiche e sviluppate. Con, ripeto, forte crescita demografica. Ricordatevi che se il PIL cresce, ma se anche la popolazione cresce nella stessa proporzione o addirittura di più, ricordate che c'è sempre la tendenza invece della popolazione a crescere di più, il reddito pro capite cresce o diminuisce? Diminuisce. Diminuisce. Quindi può voler dire che la fame nella popolazione meno abbiente non diminuisce, ma addirittura aumenta, perché appunto ci sono troppe bocche da sfamare. Bene, in ogni caso sappiamo già, quindi a questo punto tiriamo in ballo la nostra teoria della privazione relativa, e sappiamo già che l'effetto di un prolungato periodo di crescita, soprattutto nelle classi economicamente più dinamiche, più attive, cioè parliamo di appunto borghesia imprenditoriale alta, media e bassa, l'effetto è una crescita delle aspettative, cioè una crescita di aspettativa di guadagno. No, sicuramente la classe borghese nel corso del Settecento aumenta numericamente e soprattutto diventa sempre più ricca, ai danni dell'aristocrazia, ai danni sia ai danni nel senso che appunto si avvicina, supera la ricchezza sia della nobiltà di spada dell'antica aristocrazia, sia della nobiltà di toga, cioè della nuova nobiltà legata agli uffici amministrativi del regno di Francia. No? Avete presente in particolare i membri dei parlamenti, dei 12 parlamenti, no, 13 parlamenti francesi, il principale dei quali era il Parlamento di Parigi, che funzionava come una sorta di sia di corte di Cassazione sia di corte costituzionale, centrale, superiore, fondamentale di tutta la Francia. Adesso poi ne riparleremo. Ricordiamoci sempre che il termine Parlamento nel Regno di Francia indicava appunto una corte di giustizia, l'organo che rappresentava la popolazione. L'organo che rappresentava la popolazione, adesso ne riparleremo, si chiamava Assemblea degli Stati Generali. Assemblea degli Stati Generali. Allora, privazione relativa, ovvero, aspettiamo, cioè una crescita sicuramente delle aspettative dovute appunto, delle aspettative in particolare, dicevo, della sempre più ampia, sempre più ricca nuova classe borghese imprenditoriale. Ma dal 73, più o meno da quando diventa re
dopo la morte di Luigi XV, il povero Luigi XVI, la crescita comincia a rallentare e poi a ristagnare e poi a diventare una recessione, in particolare nell'autunno-inverno 1788-1789, già in parte l'anno prima, vi è un cattivissimo raccolto. Quindi negli anni, appunto, sia l'anno prima, cioè 1787-88, sia ancora di più, soprattutto nell'inverno, nel passaggio dal 1788 al 1789, quindi diciamo pure nei tre anni, allora, così è più semplice, 1797, 96, 97, 98, no, sto dando i numeri, 1787, 88, 89, giusto? Giusto, grazie. Abbiamo dei cattivi raccolti, anzi dei raccolti sempre peggiori, cioè una diminuzione sensibile della produzione agricola, in particolare di grano, di cereali, di farinacei, dunque inflazione, no, inflazione da scarsità relativa di offerta rispetto alla domanda, che semmai era in crescita per l'aumento della popolazione, no? Dunque, ricordate quello che dicevamo prima, no? Quindi la popolazione più povera, i contadini non hanno più risorse per sfamare tutti i nuovi nati, ma ciò si ripercuote anche sull'economia urbana, in particolare industriale. Perché? Perché il rincaro dei prodotti, l'inflazione colpisce innanzitutto e soprattutto i prodotti agricoli, quindi no, il pane, i farinacei, eccetera. Ma questo significa che il reddito disponibile per acquistare i prodotti industriali diminuisce, la domanda dei prodotti industriali diminuisce e quindi ne soffrono, no, le imprese industriali, che devono ridurre la produzione, alcune magari devono anche chiudere per fallimento, dunque licenziano gli operai, licenziano i lavoranti, licenziano i facchini, e dunque c'è anche un deterioramento della condizione sociale delle classi lavoratrici urbane, cittadine, ma in parte ne soffre anche la piccola borghesia, i piccoli negozianti, quelli che vendono sulle bancarelle, che vendevano anche adesso, figurati allora, che vendevano, no? Ok. Quindi abbiamo la miscela esplosiva della privazione progressiva, perché no, a fronte di una crescita delle aspettative, le opportunità reali invece in breve tempo diminuiscono, addirittura crollano, no? Si aspettavano di arricchirsi ancora di più e invece si impoveriscono. Questo in parte naturalmente valeva anche per la borghesia imprenditoriale, nel senso che certo i borghesi non rischiavano la fame nemmeno di dover peggiorare il loro tenore di vita, però avevano meno incassi, diminuivano i loro profitti, e siccome la loro smania era quella di invece continuare ad aumentarli. In tutto questo abbiamo un problema di crisi finanziaria dello Stato, del regno di Francia, ovvero di elefantiasi, per così dire, del debito pubblico. No, il debito pubblico diventa sempre più enorme, elefantiaco. Perché? Soprattutto per le spese militari, per le continue guerre, no? Prima, vi ricordate, le continue guerre di successione,
alla quale, alle quali il regno di Francia partecipava, e poi però, no, in una situazione già compromessa, soprattutto la guerra dei sette anni. La guerra dei sette anni che, essendo una guerra mondiale, era stata costosissima. Sì, la Francia alla fine, oltretutto la Francia era stata sconfitta, quindi, ma in questa situazione poi, la vera goccia che fece traboccare il vaso fu, al contrario, la partecipazione del Regno di Francia alla guerra di indipendenza americana. Vi ricordate? Gli americani chiedono e ottengono l'intervento del Regno di Francia. La guerra si conclude nel 1783, quindi già siamo sotto Luigi XVI. Certo, quella guerra fu vittoriosa formalmente, ma in realtà poi la Francia non recuperò, appunto, recuperò il Senegal che aveva perduto nella precedente guerra dei sette anni, ma basta. In compenso, la spesa militare per finanziare quella guerra fece saltare definitivamente qualsiasi controllo del debito pubblico. Allora, attenzione, perché si forma il debito pubblico? Ne avevamo già forse parlato. Chiaramente perché si accumulano i deficit annuali, cioè perché nel suo bilancio annuale, in ogni bilancio annuale, negli anni, naturalmente stiamo parlando degli anni precedenti, le spese sono superiori alle entrate, cioè tutti i bilanci precedenti erano in rosso e quindi a mano si accumulano, il debito cresce. Ma, attenzione, ragioniamo, se c'è un passivo di bilancio non dipende solo dalla spesa, dipende anche dall'entrata. Il problema dunque era duplice: a fronte di ingenti spese, soprattutto militari, le entrate erano scarse. Perché le entrate erano scarse? Perché innanzitutto non esisteva un sistema preciso di esazione delle imposte. Non esisteva il catasto. Vi ricordate che Maria Teresa d'Austria, in Lombardia, ma in generale in tutto l'impero austriaco, aveva introdotto una delle più importanti riforme del dispotismo illuminato, aveva introdotto il catasto, cioè proprio il censimento preciso delle proprietà immobiliari e quindi poi delle basi precise per poter stabilire le imposte in modo non solo più, diciamo, relativamente più equo, ma anche per aumentare proprio gli introiti fiscali, il gettito fiscale. Luigi XV se la spassava dal mattino alla sera e poi, in punto di morte, disse a Prémois le déluge: dopo di me il disastro. Scaricò tutto quello che lui non aveva fatto, i suoi ministri non avevano fatto, lo scaricò tutto su Luigi XVI, che peraltro, cioè, non valeva un granché, quindi. Ma adesso non andiamo nel personale. Allora, cosa sto dicendo? Che a causa del suo immobilismo, della mancanza di riforme, il Regno di Francia, in particolare nel campo fiscale, il Regno di Francia aveva scarsissime entrate fiscali, disponeva di scarse entrate fiscali, in particolare poi perché i più ricchi, non in questo caso, non i borghesi, ma gli aristocratici, i nobili di spada come i nobili di toga e il clero, meglio l'alto clero, erano esentati, potevano fare delle offerte a loro piacere, facoltative, a loro discrezione, ma non erano obbligati a pagare le tasse, a pagare le imposte. A questo punto Luigi XVI fa dei tentativi
In realtà qualche tentativo era già stato fatto, ma comunque anche lui fa dei tentativi di introdurre una riforma fiscale. Perché li fa? Perché poi appunto nel 1788 pubblica il bilancio, e dal bilancio emergeva che si era accumulata una cifra mostruosa di debito pubblico, e il debito pubblico, gli interessi sul debito pubblico costituivano il 50% dell'uscita del bilancio annuale dello Stato. Cioè metà delle spese in un anno, 1788, del Regno di Francia erano destinate a coprire, a pagare gli interessi sul debito, capite? Cioè, è il famoso discorso dell'effetto valanga, no? Nel circolo vizioso aumento del deficit, aumento del debito. Più aumentano i deficit, più aumenta il debito, ma più aumenta il debito, più aumentano gli interessi, e quindi più aumenta il deficit. Ci siete? Vi ricordate? Ne avevamo già parlato. Mi sembra che ne avessimo già parlato a proposito delle bancarotte di Filippo V. Vi ricordate? Vi è chiaro il meccanismo? Attenzione, questo è molto importante da tenere presente, perché è una cosa fondamentale, in particolare per noi italiani. Nel senso che questo è un problema, no? Siamo a 160% di debito pubblico sul PIL. Forse pagherete voi. Sempre che non ci taglino le pensioni. Vabbè, quindi alla fine ci rimetterò anch'io qualcun altro. Comunque, a voi tanto le pensioni le tolgono addirittura, scordatevi le pensioni, tanto alla vostra età non ci pensate nemmeno. Giustamente. Allora, no, volevo accertarmi che avete capito che era il meccanismo perverso, aumento del deficit, aumento del debito pubblico e viceversa, chiaro a tutti? Sì, perfetto. Allora, perché Luigi XVI fa pubblicare il bilancio? Appunto perché crede che in questa maniera può persuadere nobili e clero a accettare di pagare le imposte, cioè accettare una riforma fiscale. Non se ne parla neanche! Appena, allora, Luigi XVI le impone con la forza. Ribellione generale della nobiltà di toga, il Parlamento di allora, il covo della nobiltà di toga era il Parlamento di Parigi. Il Parlamento di Parigi aveva il famoso diritto di rimostranza, vi ricordate? Cioè una sorta di potere di veto sulle leggi del re, sugli editti del re. Basati naturalmente, inventandosi qualche cavillo giuridico, no, qui è in contrasto con la sentenza della Corte di Bordeaux del 27 maggio del 1342, quindi non può, no, bisogna, ok? Quindi inventandosi dei cavilli, il Parlamento di Parigi bloccava le decisioni del re, le riforme del governo del re. Voi dovreste insorgere, perché io ho detto diritto di rimostranza, ma voi dovreste insorgere perché qualcuno precedentemente aveva fatto qualcosa a questo riguardo. Luigi XIV era riuscito a neutralizzarlo, il Re Sole, uno dei pilastri dell'assolutismo del Re Sole era di fatto esautorare il Parlamento di Parigi del diritto di rimostranza, cioè del diritto di veto sulle sue leggi. Sì, solo che quell'infingardo
di Luigi XV, glielo restituì. E quindi Luigi XVI pagò anche questa. Allora comunque cerca anche Luigi XVI, non avendo assolutamente, nemmeno lontanamente, finisco, la tempra di Luigi XIV, però cerca di annullare la rimostranza del Parlamento, ma a quel punto c'è la sollevazione dei nobili di toga, dei nobili di spada, alleati, che soprattutto i nobili di spada riuscivano ad avere un seguito popolare, perché nei loro feudi ovviamente riuscivano a procacciarsi dei consensi da parte dei contadini. Dunque, cosa chiedono? Dunque Luigi XVI si trova di fronte al pericolo di una nuova fronda nobiliare insieme, nobiliare e parlamentare insieme. E quindi che cosa chiedono? Chiedono la convocazione degli Stati Generali. E Luigi XVI cede. No, vi ricordate, l'ultima convocazione degli Stati Generali era stata nel 1614, poi Luigi XIV li aveva abrogati, e ecco che invece vengono resuscitati da Luigi XVI, mal gliene incolse, ma non, in realtà non poi... No, non ci rimise la testa solo Luigi XVI, ma questo è bellissimo, qui concludiamo, ma anche molti, la maggior parte dei nobili di toga e dei nobili di spada che avevano chiesto e imposto la convocazione degli Stati Generali. Altro che zappa sui piedi, la ghigliottina sul collo. Un tipico esempio, un tipico caso storico di eterogenesi dei fini. Ne parleremo la prossima volta.